Ciao, io sono Michele Botteone, mi occupo dello sviluppo prodotto di Blizzard Sci. Blizzard per la stagione 17-18 si è concentrata nel rinnovare una delle sue linee più famose, che è la linea All Mountain Free Ride, che è conosciuta nell'ambiente anche un po' come la linea Bull, la linea dei tori. In particolare, questi sci qui ci hanno dato grandissimo successo perché negli ultimi 5 anni hanno permesso di diventare Blizzard uno dei marchi in assoluto più conosciuto nel panorama freeride a livello internazionale. Tanto è vero che sci come il Brahma e il Bonafide, questi sci qui sono tra gli sci in assoluto più venduti negli Stati Uniti, e anche a livello di competizioni abbiamo vinto il Freeride World Tour 2 volte negli ultimi 3 anni. Nonostante tutto, ci siamo resi conto che il mercato e le esigenze del mercato sono un po' cambiate, un po' modificate, e quindi abbiamo deciso di rinnovare la linea Freeride in modo tale da dare dei prodotti che aumentino ancora di più l'esperienza sciistica per gli utenti. In particolare abbiamo diviso la linea Freeride in due macro categorie, quello che definiamo All Mountain Freeride e quello che definiamo invece come Freeride Progressive. Partendo dall'All Mountain Freeride, ossia sci che hanno delle caratteristiche, diciamo così, più da All Mountain, ossia sci tipicamente con larghezza al centro inferiore ai 100 mm, con una struttura importante da un punto di vista di costruzione, quindi con un'ottima stabilità, quindi una struttura sandwich doppio titanal, e con un raggio di curvatura che li rende molto adatti anche all'utilizzo in pista, con raggi attorno ai 17-18 metri sulle lunghezze di 180. In particolare abbiamo rinnovato uno dei nostri best seller, che è appunto il Brahma, rinnovato da un punto di vista di sciancratura, come dicevo, quindi una sciancratura più dedicata alla pista. Anche il profilo del camber è stato leggermente aumentato, il rocker è stato leggermente diminuito, e anche il raggio di curvatura qui in punta è stato disegnato per dare delle performance ancora migliori in pista. Questo è uno sci da 88 mm al centro, che quindi è perfetto per essere utilizzato in tutte le condizioni di neve, sia in pista che in fuori pista. Con la stessa medesima sciancratura, con lo stesso medesimo forma, abbiamo anche una versione più leggera, che è il Brahma Carbon. Quindi, anziché avere una costruzione sandwich doppio titanal, abbiamo una costruzione sandwich con un'anima di carbonio all'interno, che permette di avere uno sci molto più leggero, ma altrettanto stabile e divertente da utilizzare. È stato disegnato per coloro che vogliono approcciare il mondo all mountain, magari arrivando dal classico sci da pista da 70 mm. Spostandoci sugli sci un po' più larghi, uno dei nostri cavalli di battaglia è sempre stato il Bonafide, uno degli sci più venduti negli Stati Uniti, 98 mm al centro. Anche questo è stato rinnovato con i medesimi principi utilizzati nel Brahma, ossia abbiamo fatto un raggio di curvatura un po' più aggressivo, 18 metri di raggio, più camber, un pochino meno rocker, e una punta anche qui più adatta alla pista. Quindi diventa uno sci estremamente versatile anche per le Alpi, anche per i terreni italiani. A livello poi, spostandoci dal mondo All Mountain verso il Big Mountain, abbiamo il Cochise, 108 mm al centro, e poi lo sci dedicato per gli atleti, che è il Bodacious, 118 mm al centro. Spostandoci invece in un'ottica più moderna, più progressive, abbiamo disegnato degli sci specificatamente per coloro che vogliono approcciare il mondo freeride, ma che non hanno l'esperienza, o magari non hanno la preparazione atletica di un campione del mondo di freeride, sostanzialmente. Per cui abbiamo voluto disegnare degli sci che sono molto meno aggressivi, che richiedono meno preparazione fisica, ma che anche un atleta di freeride può utilizzare, quindi trova una struttura che gli permette di andare molto bene anche in tutte le condizioni di terreno. Prima di tutto abbiamo inventato una costruzione completamente nuova, che si chiama Carbon Flip Core DRT, Dynamic Release Technology, ossia una costruzione sandwich che utilizza un legno estremamente leggero, che ci permette di essere più di mezzo chilo leggeri rispetto ai modelli precedenti, e
viene questo legno leggero viene rinforzato nella parte centrale con una lamina di titanal, che quindi gli permette di dare stabilità e rebound nella parte centrale, che però si assottiglia andando verso la punta e andando verso la coda, permettendo quindi di avere una punta e una coda un pochino più morbide, soprattutto da un punto di vista torsionale, e quindi questo permette di avere uno sci meno aggressivo e di avere uno sci anche che in fuoripista galleggi molto meglio. Per mantenere comunque la stabilità della punta, specie per ridurre le vibrazioni longitudinali, abbiamo utilizzato del carbonio unidirezionale, appunto in punta e in coda, per ridurre al minimo le vibrazioni e per garantire quindi un'ottima stabilità. Con questa costruzione abbiamo realizzato tre nuovi modelli, che sono il Rustler 10, il Rustler 11 e lo Spur, che tra l'altro ha vinto l'ISPO, il Gold Winner ISPO nella categoria Freeride. La differenza tra un modello e l'altro sta ovviamente nella larghezza, 102 mm al centro, 112 mm al centro e 124 mm al centro. Questi sci, anche da un punto di vista di raggi e di geometrie, sono stati pensati proprio per un utilizzo più nel fuoripista, tanto è vero che abbiamo sempre un po' di camber al centro per garantire la stabilità. Abbiamo una coda Early Rise, quindi una coda non twin tip ma nemmeno piatta, ossia un intermedio che ci permette quindi di avere un'ottima stabilità ma permette di svincolare la coda in qualunque condizione di neve, e poi uno specifico rocker e disegno della punta in modo tale che garantisca il galleggiamento in qualunque condizione di velocità e di neve. Un breve accenno allo Spur, che ha vinto appunto l'ISPO Award nella categoria Freeride. Lo Spur, oltre a mutuare la stessa costruzione e le stesse caratteristiche dei Rustler, ha delle tecnologie innovative che lo spingono proprio come sci ancora più verso il mondo freeride. Ossia, la nostra idea di base è quella di pensare il powder, la neve fresca, da un punto di vista idrodinamico in maniera molto simile all'acqua, per cui ci siamo ispirati al mondo dei surf e abbiamo mutuato molte caratteristiche dei surf su questo sci. Per esempio, il side cut dello sci è asimmetrico. La simmetria deriva dal fatto che il raggio esterno è di 26 metri contro un raggio interno di 30 metri. Questo fa sì che in curva lo sci interno si trova ad avere un raggio più aggressivo e quindi aiuta lo sci interno a chiudere la curva in maniera parallela come con lo sci esterno, cosa che è tipicamente un problema negli sci da freeride, specie per chi magari non è un campione, dove tante volte ha la tendenza di avere lo sci esterno che chiude la curva e lo sci interno che invece vuole andare dritto. In questo modo cerchiamo di aiutare questo fenomeno. Altra cosa interessante è anche questo, che deriva dal mondo del surf: abbiamo aumentato lo spessore del sidewall, abbiamo aumentato lo spessore quindi di contatto dello sci sulla neve in fase di curva, per cercare di dare più galleggiamento anche in fase di curva. E poi la forma della punta, la forma della coda e anche il disegno del rocker in coda e in punta sono stati mutuati appunto dal mondo del surf per garantire il galleggiamento anche a bassissime velocità. Quindi basta poca neve fresca e poca velocità per sentire subito l'effetto del galleggiamento su questo sci qua. Per quanto riguarda invece il mondo femminile, anche qui nella linea Freeride All Mountain ci siamo sbizzarriti a creare dei nuovi modelli. In particolare la linea Black Pearl, che si divide in Black Pearl 78, Black Pearl 88 e Black Pearl 98, ricevono le stesse migliorie che abbiamo visto precedentemente nel Brahma e nel Bonafide, ossia una sciancratura
più facile, più adatta anche al mondo pista, quindi con un po' più di carattere carving, diciamo così, quindi diventa anche più facile per la donna da poterlo gestire, un po' più di camber al centro e un po' meno rocker in punta. Un'altra cosa importante, abbiamo rispetto al passato portato il punto di montaggio degli sci donna più avanti di 5 mm proprio per garantire una maggiore facilità di ingresso curva, quindi una maggiore facilità di utilizzo dello sci. Ovviamente questi sci non hanno la medesima costruzione della versione uomo, ma hanno una costruzione dedicata che si chiama Carbon Flipper Woman Specific Design, ossia una costruzione specificatamente costruita per la donna, dove